programma, però lo conduco io, lo conduce Claudio Borghi Aquilini, che è il nostro re dei debunker, dei demistificatori delle varie opzioni magiche con le quali tentano di chiuderci gli occhi o di abbindolarci. Buongiorno Claudio innanzitutto e grazie naturalmente per essere qui anche questa settimana decisiva, chiave, importante, interessantissima. Vedo che stai commentando con molto gusto, con molta ironia anche, ma in modo come sempre molto penetrante l'attualità politica anche attraverso le tue pagine social su Facebook e su Twitter. Buongiorno innanzitutto, ciao Claudio. Buongiorno a tutti. Allora, spiegaci tu cosa sta succedendo. Perché qua bisogna guardare le stelle anche, no? Per capire cosa succede. Oggi la tua rubrica si occupa appunto di astrologia, l'occhio al cielo per guardare cosa succede per terra, qui in terra. Che succede allora? Nessun mago che si rispetti può essere digiuno di astrologia. E nello specifico le stelle da guardare, no, per cercare di capire come si potrebbe governare, no, il futuro, sono quelle europee. Voi sapete che per via indole io quando vedo quella costellazione, no, cioè quelle 12 stelle, sento una specie di presagio di sventura, no? Non so come dire. Di solito raramente il segno porta bene, ecco, quella anche se le stelle sono 7 in meno, cioè diventano 5. Infatti, sì, quello poi in particolar modo. Diciamo che secondo me le stelle sono da evitare, ecco. Penso che anche se può essere utilizzato come anche quello era un simbolo che qualcuno ipotizza che possa essere un simbolo stellare, la rosa camuna credo che sia forse più fortunato, ecco, come simbolo. Invece che siano 12 o che siano 5, in realtà alla fine di solito non porta bene. Ti aggiorno di cosa sta succedendo, perché ovviamente io lo sto facendo ogni giorno in modo abbastanza pervasivo con il mio account Twitter, perché quando c'è questo tipo di manovra in atto è giusto informare tutti, no? Perché altrimenti qualcuno potrebbe pensare che siamo matti o che non capisce o similare, anche se mi sembra di vedere dalle reazioni che ho anche sul telefono, messaggio, cose di questo tipo, che quello che stiamo facendo è piuttosto ben capito, ecco, mettiamola così. Però insomma è sempre giusto informare, anche se uno pensa che sia evidente, no, il tipo di manovra che stiamo facendo. E attenzione, faccio notare che la gestione dell'opportunità, perché non ci sono certezze, come ogni astrologo che si rispetti sa, cioè alla fine quando uno guarda le stelle per cercare di prevedere il futuro, non ha la certezza di quello che potrebbe capitare, no? Quindi segue delle probabilità, ecco, che in certi casi sono magari anche poche, ma sono meglio di zero. Il tipo di manovra che stiamo facendo è possibile solo con un partito come la Lega, cioè un partito compatto, un partito strutturato, un partito dove tutta la dirigenza, gli eletti e anche i territori, per tramite dei rappresentanti dei sindaci e dei territori, si trovano, si sentono, scambiano idee e punti di vista, dopodiché il segretario, una volta sentito l'opinione di tutti, prende, fa una sua sintesi e questa sintesi vale per tutti. No? Abbiamo e stiamo facendo così, cioè la segreteria politica ha dato un'indicazione. L'indicazione è stata recepita dal segretario politico, e adesso, man mano che siamo in manovra, tutti sono anche informati abbastanza in tempo reale
come sono state ieri le riunioni fra tutti i vari gruppi parlamentari, le regioni, i sindaci, no? E così via. Per cui insomma, io sto vedendo all'opera diciamo un partito ben strutturato e unico forse come possibilità per poter fare queste cose. Diciamo che lo spettacolo in derecondo che dall'altra parte sta venendo dato da Russo, il quesito che penso l'abbiate visto, no? Non so, sì. Se qualcuno non l'ha visto e diciamo, il passaggio successivo dopo il quesito, così come è stato congegnato per Russo per decidere se entrare nel governo o meno, è quello dove c'è la casellina da schiacciare che scappa via man mano che ti avvicini con la freccia, no? oppure vuoi bene la mamma, poi un quadrettone così grosso, l'ho scritto sì, e poi nell'angolo, no, a destra, piccolino, no, un quadrettino con scritto no, sperando di non vederlo. Ecco, nessuna pagliacciata di questo tipo. Da noi, insomma, la base è interpellata per tramite dei suoi rappresentanti politici e cerchiamo di manovrare con la massima energia possibile. Come avete visto, la nostra manovra è riuscita a sparigliare le carte dove in realtà il piano era tutto un altro. Cioè, il piano dei politici, intesi come forze presenti in Parlamento, non di Draghi, il piano di chi stava organizzando questa situazione. Era il Conte Ter, dici tu. Prevedeva prima il Conte Ter, e da lì quindi c'era stato settimane di sforzo per riuscire ad arruolare i Ciampolilli, no? Cioè, sì. La pazienza, no? Di chi si riempie la bocca dell'interesse dell'Italia, del fate presto, no? Così questo tipo. Bene, io vorrei ricordare a tutti che ci sarebbe stata la crisi di governo, noi lo sappiamo, esattamente dal 1 gennaio, no? Perché l'aveva dichiarato tranquillamente Renzi che prima si doveva approvare la legge di bilancio e poi ci sarebbe stata la resa dei conti. Bene, la prima cosa che hanno fatto era, il loro primo scenario era il Conte Ter, quindi andare avanti con gli stessi incapaci di prima, sostituendo i deputati e senatori di Renzi con dei mercenari senza fissa dimora, no? In modo tale da riuscire ad andare avanti. E quindi siamo sentiti per quasi un mese l'importanza incredibile, no? Che cominciavano ad avere questi, diciamo, forse persone che non sono lì esattamente per alti ideali, no? Stante il fatto che ogni governo dicono di essere a favore e sperando di poter contare, di poter portare a casa qualcosa. Quindi gli eletti all'estero, i Ciampolilli, i fuoriusciti, i De Falco, insomma, vabbè, lo spettacolo non era secondo me dei migliori. E avete visto com'è andata a finire, cioè è andata a finire con il VAR al Senato che credo abbia certificato agli occhi di tutti in Italia l'insostenibilità di quella situazione. A quel punto è già stato fatto il più, cioè vale a dire quello che era un danno pesante e che ogni volta e man mano che ci ripenseremo. Adesso siamo già arrivati alla fase della rimozione della memoria, no? Siamo al Conte chi, no? Cioè ormai non lo conosce già più nessuno, no? quello che c'era prima. Fra un po' cominceranno invece a emergere in modo non, diciamo, liberato dalla propaganda che aveva fatto costruire con il fido apprendista illusionista Rocco Casalino, no? Comincerà a emergere bene quello che ha fatto quell'uomo e sarà pianto e stridore di denti, cioè perché io intravedo un luminoso futuro di damnazio memorie, cioè quelli
dove fra un po' di tempo il governo Conte andrà nel posto che gli spetta, vale a dire di fianco ai governi, quelli di Caligola, o insomma, cioè proprio personaggi che hanno fatto dei disastri assolutamente incredibili. No? Io ho sempre contrastato politicamente questo governo con i toni che meritava, perché forse vi ricordate l'ultimo discorso alla Camera, che sono quello sulla fiducia, che sono molto felice sì. di aver fatto, anche se con toni crudi, ma era importante far capire che quello era una cosa indegna della nostra Repubblica, insomma, non poteva essere. A un certo punto, come vi ho detto invece l'anno scorso, come vi ho detto la volta scorsa, nella puntata dove abbiamo dedicato la magia Hobbit, quella di cavalcare i draghi, la scelta che è stata fatta è stata quella di evocare il drago. Ma l'evocazione del drago, come vi ho detto, probabilmente è andata un po' al di là di quegli stessi che l'hanno evocato, come spesso succede a chi cerca di evocare un'entità che è più forte di chi la evoca. No? I film ne abbiamo visti tanti, no? Dove a un certo punto qualcuno ingenuo pensa di evocare un'entità riuscendo a dominarla, e invece scopre che l'entità evocata poi è più forte di lui e comincia ad agire in autonomia. Bene, poi immaginate uno come Draghi, no? Uno come Draghi non ha fra i difetti che potrebbe avere, non ha la sudditanza psicologica nei confronti di nessuno, perché è già stato nelle posizioni di massimo potere mondiale. Essere a capo di una banca centrale in questo momento è il vertice del potere possibile, no? Molto superiore rispetto a certi poteri politici, no? E così via, perché ha il controllo sulla gestione del denaro. Voi immaginate che cosa vuol dire essere nel punto dove crei, sempre parlando di magia, perché vi ricordate che c'è una puntata sì. specifica della nostra scuola di magia sul potere di creare i soldi dal nulla, no? E sul potere delle banche centrali. Mi pare che fosse proprio la prima, se non erro. Credo proprio che non per niente, insomma, la prima puntata della nostra scuola di magia. Fondamento, diciamo. Esatto, l'abbiamo indicata al potere di creare i soldi dal nulla nella banca centrale. Ecco, Draghi è uno che per molti anni della sua vita era in questo posto di potere. E come lo gestiva? Beh, questo diventa importante per capire l'astrologia, no? Di vedere come potrebbe andare. Lo gestiva in una maniera diversa rispetto a quasi tutte le istituzioni europee. Le istituzioni europee che conosciamo sono dominate dalla Germania. L'Unione Europea, questa Unione Europea dell'austerità, delle regole, del 3%, delle raccomandazioni, delle tasse, del dovete cavare sangue, dovete fare salasso perché così vedrete che starete meglio, no? Cioè questa Unione Europea della medicina medievale, no? Diciamo così, deriva dal dominio tedesco, i quali ovviamente non credono minimamente, ve l'ho spiegato in tanti anni, non credono minimamente alla bontà di queste soluzioni. Anzi, lo sanno che la moneta unica, come vi ho spiegato per tanto tempo, lo sanno che l'austerità, lo sanno che queste regole assolutamente procicliche, no? E così via, non sono fatte per il bene dell'Italia. Lo sanno che ci danneggiano, ma essendo che noi siamo un loro avversario economico, giustamente fanno il loro interesse nazionale, che è
contrario al nostro. Se la Germania, che deve gestire la sua industria, fa andare male l'Italia, politicamente per lei sta facendo la cosa giusta. Ed è proprio per quello che arrivano tutte queste regole incredibili che ci hanno sempre impedito di investire sia nell'innovazione, nell'impresa, nelle infrastrutture, nella crescita, ma anche, come abbiamo visto purtroppo, con un certo costo di vite umane, nella sanità e nel potenziamento dei servizi. A cascata tutta questa Europa dell'austerità è figlia dell'immagine tedesca che essa ne vuol dare, dove le regole, uno dice, sono uguali per tutti, ma invece si capisce che non sono uguali per tutti perché sono sbagliate le premesse. La Germania è avvantaggiata dall'euro, quindi è comodo dire le regole sono uguali per tutti nel momento stesso in cui io vado in discesa e tu vai in salita. È come dire, ma dobbiamo tutti correre 200 metri, solo che uno deve correre 200 metri in discesa, tu devi correre in salita. E poi se tu fai un tempo inferiore rispetto a quell'altro vieni punito, vieni messo sotto osservazione, vieni castigato, oppure anzi meglio dirlo, vieni messo sotto osservazione, perché l'idea è quella, oppure no. Bene, l'unica istituzione dove questo non funzionava era la Banca Centrale Europea, ed è tutto sommato la Banca Centrale Europea, perché vorrei ricordare che dopo la prima parentesi, diciamo tedesca, della Banca Centrale Europea da quando è stata creata, vale a dire il primo governatore che era olandese, e tutto quello che è olandese è simile tedesco, vale a dire Wim Duisenberg, peraltro trovato morto nudo in una piscina, non è mai stato ben capito come era funzionata. Dopodiché i governatori sono stati Trichet francese, Draghi italiano e adesso siamo alla Lagarde ancora francese. Quindi stiamo parlando di esponenti di paesi che dall'euro sono danneggiati, principalmente l'Italia, ma anche la Francia, come vi ho spiegato tante volte, è dalla nostra parte della barricata per quello che riguarda gli effetti della moneta. Draghi, in quanto governatore della Banca Centrale Europea, è sempre stato l'unico che è riuscito a mettere in minoranza la Germania. Board, quindi nel consiglio di amministrazione, chiamiamolo così, giusto per capire, della Banca Centrale Europea, spesso e volentieri, se non sempre, la Germania votava contro le decisioni prese da Draghi e recepite dalla maggioranza degli stati che lo componevano. Il membro tedesco mandato, quindi il governatore della Bundesbank, mandato all'interno del board della Banca Centrale Europea, si chiama Jens Weidmann, ed è uno che probabilmente se potesse far saltare per aria l'Italia schiacciando un bottone, credo che non esiterebbe, continuativamente votava contro le decisioni della Banca Centrale Europea. E queste decisioni che cos'erano? Erano quelle legate al whatever it takes, al quantitative easing e ai tassi sotto zero. Cosa comporta quindi? Che queste cose erano a vantaggio dell'Italia? Erano a vantaggio dell'Italia dato il sistema. Io ve l'ho spiegato tante volte che l'Italia starebbe meglio con una sua moneta, no? Ma dato il sistema dell'euro, tenere i tassi bassissimi garantire il debito è l'unica maniera per riuscire a mandarlo avanti. Nonostante la Germania, qualche volta in combutta con qualche governante francese non lungimirante, avesse tentato tante volte politicamente di far saltare questo sistema, prima fra tutte quando decise di far saltare il debito greco, creando così il mostro dello spread. No?
Allora, il mostro dello spread è quello, diciamo, l'arma, no, di ricatto dei diversi paesi, e a un certo punto, quando le cose stavano andando fuori controllo, vi ricordate che Draghi disse il famoso whatever it takes, non lo disse per favorire l'Italia, lo disse per favorire il sistema, no? Che in quel momento stava saltando per aria. E da allora, una volta visto che la crescita per vari motivi stava andando a carte 48, tenne la politica di tassi ultra bassi, raccontando a parole che serviva per arrivare all'obiettivo dell'inflazione, che in realtà ovviamente non venne mai raggiunto, ma penso lo sapeva benissimo che non l'avrebbe fatto, perché vi ho raccontato anche come si crea l'inflazione, no? E non si crea così, ma lui a parole diceva così, e dall'altra parte teneva questa politica di tassi bassi che consentiva al sistema di respirare e sopravvivere, e dall'altra parte soffocava il sistema delle banche tedesche, che con i tassi sotto zero e tassi bassi si trovavano a non avere fonti di guadagno, perché se i tassi sono zero, un sistema di assicurazioni private e così via, che deve riconoscere una rendita ai pensionati tedeschi a tassi zero, non riesce a riconoscerla. Quindi in una maniera o nell'altra Draghi è riuscito, con una certa abilità, anche utilizzando una posizione di forza che adesso non avrà, e questo è secondo me il primo la prima cosa di attenzione che io faccio, cioè noi stiamo facendo una manovra senza essere sicuri che il risultato ci sarà, no? Questo deve essere chiaro a tutti, noi stiamo inseguendo una possibilità, non stiamo inseguendo una certezza, ma c'è una possibilità che Draghi riesca, con il capitale di credito che ha accumulato, con la relazione forte che tuttora ha con la banca, che consente di avere il punto di forza, vale a dire con la banca centrale, che è in mano a una francese, che sicuramente è stata scelta con il suo beneplacito e con cui ha un'ottima relazione, potrebbe capitare che anche politicamente Draghi riesca a ricreare quelle condizioni tali per cui le decisioni, invece di essere prese dalla Germania, subite dalla Francia e imposte all'Italia, vengano ribaltate e vengano prese da Francia e Italia e subite dalla Germania, così come lui faceva con la Banca Centrale Europea. Ecco, chi non capisce che ma voi siete sovranisti e siete diventati europeisti, no? Ecco, chi ragiona così dimostra di non aver capito nulla, perché cos'è l'europeismo? L'europeismo, che tra parentesi declinato nella maniera con cui viene detto da molti, dovrebbe essere, bisognerebbe cambiare la parola, cioè dovrebbe diventare l'europesimo, cioè una religione, no? Tu non avrai, cioè come il cristianesimo, no? No, l'europeismo, no? L'europeismo. Ecco, questa gente, no, che ha per l'Europa come religione e ha come partito apostolo il Partito Democratico e ha come suo sommo sacerdote Gualtieri, no? Ecco, questa gente con il sommo sacerdote Gualtieri pensa che la cosa migliore sia prostrarsi all'Europa e quindi alla Germania attualmente ed eseguire tutto quello che loro ti dicono di fare. Molto comodo dal punto di vista politico, perché a quel punto tu non devi neanche pensare di decidere qualcosa in autonomia, tanto ce lo chiede l'Europa, no? Qualsiasi cretinata ti dicono di fare, che sia il bail-in, che siano le tasse, che sia l'austerità, pazienza, tu esegui, no? Si manda uno che riesce a sdraiarsi meglio di altri, e in questo devo dire Gualtieri era effettivamente insostituibile, no?
uno che praticamente si sdraia prima ancora di entrare dentro nel palazzo, cioè credo che lo portino dentro con una fune, no? di quelli che utilizzano i rimorchiatori, no? Mentre lui è già a bocconi, no? Per terra con le mani a quattro di bastoni sdraiato, no? Mentre con voce tremante dice: miei signori, comandate, il vostro servo Claudio, seguirà, ti devo fermare solo un attimo perché abbiamo la consueta pausa delle 10, un minuto soltanto e poi torniamo in onda con la tua scuola di magia tra pochissimo. Ci sospendiamo con questa immagine di Gualtieri sdraiato che con questa immagine fantastica. Rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini, l'immagine del Gualtieri sdraiato e, sia detto tra le minuzie, mollato anche dalla Confindustria che inopinatamente lo aveva appoggiato qualche giorno fa e non si è capito il perché. In ogni caso stanno arrivando anche i messaggi, poi tra poco, se sei d'accordo Claudio, apriamo anche le linee telefoniche per chi vuole intervenire in diretta allo 02 66 20 35 29. Però era interessante il punto che stavi facendo. Il punto di partenza, esatto, appunto era codesto, insomma, Moccio Vileda, non so, chiamiamolo come vogliamo, che viene trascinato all'interno del Sinedrio, no? E ottiene i risultati e dice: portami l'austerità, di sì, adesso vado, no? E tornava indietro. Ecco, questo era quello da cui partivamo, no? Questo per capire la differenza fra l'europeismo e quello che potrebbe essere il sovranismo. Bene, invece adesso potremmo, ripeto, io devo vedere come vanno le cose, le cambiali in bianco non le do a nessuno, mi fido di tre persone, una sono io, quindi stiamo tranquilli, ma è evidente a tutti che c'è una possibilità che il signor Mario Draghi, arrivato a questo punto della sua vita, perché ha più di 70 anni anche se li porta bene, no? 72 anni credo, 72-73, il signor Mario Draghi, arrivato a questo punto della sua vita, possa legittimamente avere l'interesse di rimanere nella storia del suo paese e quindi arrivare in Unione Europea e riuscire a cambiare gli equilibri, no? Se riesce a costruire tipo di alleanze che ci sono state prima e quindi a rendere le decisioni all'interno dell'Unione Europea utili per Italia e Francia, che ricordiamo economicamente sono dalla stessa parte della barricata e lui lo sa benissimo, perché finché si tratta di un incompetente può anche pensare che l'Italia sia differente rispetto alla Francia, finché si tratta dei politici francesi possono essere ciechi a certe meccaniche economiche e pensare che politicamente tutto il loro interesse è fare asse con la Germania perché sono quelli forti, ma dal punto di vista dell'economia lui sa benissimo che l'economia della Francia e quella dell'Italia sono molto più compatibili e dalla stessa parte, diciamo, con gli stessi difetti fra di loro rispetto alla Germania in un contesto di moneta unica. Se riuscisse a ricreare questo contesto in cui Francia e Italia diventano quelle che prendono le decisioni e il cosiddetto blocco del nord, no? Quindi Germania, Olanda, Danimarca, così vengono messe in minoranza, beh, allora a quel punto potrebbe veramente, qui vedi, il vero sovranista, no? che già sarebbe accontentato, perché sovranismo è portare avanti l'interesse nazionale in ogni consesso. Sovranismo non è mettersi su un asteroide e chiudere tutto il mondo, quello è Nord Corea, no? Cioè prendere e dire: ah, io mi isolo da tutto il mondo così faccio quello che voglio io. Bene, quello è Kim Jong-un, no? Non è sovranismo. il sovranismo è portare avanti l'interesse nazionale. E portare avanti l'interesse nazionale, ci sarà sempre la relazione con gli altri, non è che si attua pienamente soltanto uscendo dall'Unione Europea, riprendendo la moneta, no? Così questo tipo, perché poi ci sarà sempre le Nazioni Unite, ci sarà sempre cioè, la NATO, ci sarà. Non è la Corea.
il sovranismo è l'interesse nazionale. Tu l'interesse nazionale lo riesci a portare avanti in tutte le sedi. E il sovranista però, che sa che questa roba può durare poco, no? E alla fine l'Unione Europea come metodo che usa la moneta come metodo di governo e coercizione ai nostri danni, sa che c'è una possibilità su mille, ma io già sono intravedere questa possibilità su mille, mi viene tutto un brividino, no? lungo di piacere, no? lungo il corpo, per arrivare all'unico modo indolore di smantellamento della moneta unica. E lo sapete qual è, perché io ve l'ho descritto sin dal lontano 2012, fine 2012, inizio 2013, che è quello descritto dal Manifesto di Solidarietà Europeo, che aveva dentro non dei pazzi sovranisti o cose di questo tipo, aveva dentro economisti di tutti i paesi, aveva dentro persone come Ursula Fenkel, che era l'ex presidente della Confindustria tedesca, quindi una persona che aveva capito benissimo certi meccanismi, ma capiva benissimo anche l'insostenibilità del sistema economico dell'Unione Europea, e che avevano descritto come unica possibilità di riuscire a smantellare in modo indolore una cosa che non serviva, che opprimeva i paesi del Sud Europa e che rendeva infelici i paesi del Nord Europa, che sarebbero stati alla fine obbligati a pagare i trasferimenti interni, un po' come forse noi ci ricordiamo il meccanismo che ha portato la moneta unica italiana a rendere sottosviluppati e sussidiati le regioni del povere del sud e a rendere infelici le regioni del nord che dovevano pagare i trasferimenti interni. Bene, lui che aveva la lungimiranza di capire che l'unica maniera per tenere in piedi l'Unione Europea sarebbe stata arrivare a questo approdo, e lui non aveva voglia di pagare per gli altri. Quindi se uno lo vede è una persona anche non piacevolissima, cioè attenzione, è lungimirante ma non è proprio tedesco, cioè la sua motivazione è quella: io non voglio pagare per gli altri, e io dall'altra parte come italiano non volevo ricevere dagli altri, cioè io non voglio essere pagato dalla Germania. Ed è per questo che prima o poi la moneta deve essere smantellata, e avevamo descritto il sistema per smantellarla come l'unica maniera più facile era quella costituita dalla Germania, che decideva di andarsene. Bene, quale altro modo potrebbe mai capitare per convincere la Germania, che ha mangiato sufficienza nel sistema della moneta unica ed è anche nel suo interesse prendere, andarsene, riprendere il suo marco e la sua moneta, facendo cessare d'incanto tutti gli squilibri che al momento ci sono nell'area della moneta unica? Beh, niente di meglio che metterla in minoranza. Voi immaginate una Germania messa in minoranza nella banca centrale e messa politicamente in minoranza grazie all'autorevolezza di Draghi? Beh, questo sarebbe il mio sogno. Posso permettermi di non impostarlo? No! Devo provare in queste condizioni, e questa cosa può essere fatta soltanto se in Italia c'è unità nazionale, vale a dire che anche magari ho torto collo, perché li vedete che non sono felicissimi da questa manovra, ci sia dentro il Partito Democratico, che significa non tanto quel 15% di personaggi che ci sono in Parlamento, ma significa tutto l'apparato statale che in qualche maniera sostiene il famoso Deep State, ecco, mettolo così, che si mette magari un torto collo a remare per lo stesso obiettivo. Beh, sarebbe importante. No, funzionerà? Allora, forse sì, magari no, ma in ogni caso se non funziona, il punto di partenza che avevamo era quello del tipo sdraiato che entrava nella stanza, non era tanto migliore. Chiaro, chiarissimo. Mi viene in mente, sentendo il tuo ragionamento, Claudio, ciò che abbiamo letto stamani in rassegna stampa, forse l'avrai già letto e visto anche tu, l'articolo di Marcello Veneziani sulla Verità, dove si parla proprio di un atteggiamento da sovranismo adulto, no? O maturo. Perché restare eterna forza di opposizione salverà la coerenza, ma non ti fa incidere o tentare di farlo nella realtà del paese, no?
Veneziani scrive che questo sovranismo maturo, lontano dal populismo degli inizi, dalla demagogia, più realista è, più è capace di governare e meglio è, perché non si governa solo con slogan e comizi, ma selezionando anche classi dirigenti, insomma provandoci. Usa una metafora Veneziani abbastanza esplicita, dice che restare sempre all'opposizione sarà anche una scelta coerente e rispettabile, ma è come tutelare la propria verginità, ma poi non lamentatevi di non aver fatto figli, no? E intanto ci sono numerosi, ti chiedo subito un commento naturalmente veloce, però ti leggo anche quello che cominciano, che hanno già scritto gli ascoltatori e ascoltatrici. Abbiamo oggi un quarto d'ora perché con noi non c'è l'amico Daniele Capezzone questa mattina. Intanto scrive Raul, per esempio: con tutti i problemi che ci sono in Italia in questo periodo, che ce ne frega della transizione ambientale, ecologica? Che razza di iscritti pensano di avere? Poveri loro, riferito ai 5 Stelle. Lì però mi sembra che ci siano delle risorse, anche se non sono quei fantastiliardi del recovery fund. L'altro ascoltatore, Sergio, scrive: basta dire che la Germania è avvantaggiata dall'euro, sono stati bravi a gestire l'economia, non per niente sono la prima potenza in Europa, facciamo come loro. In Germania c'è il reddito di cittadinanza, ma ti trovano anche il lavoro, in Italia funge da assistenzialismo, cioè facciamo i sovranisti adulti anche noi. C'è un vocale, mi dice Giulio Cesare, dalla regia, sì. Lo ascoltiamo, e poi credo ci siano anche telefonate, sì, in attesa. Il vocale, poi due chiamate. Sì. Buongiorno amici, buongiorno Radio Padania Libera. Certo che se al centro del governo c'è il nuovo ministero, uno dei tanti inutili, sulla transizione verde siamo a posto, peggio ancora di prima comunque. Allora, penso che voi lo sappiate meglio di me, visto che siete informati con tante fonti rispetto alle mie, penso che sia chiaro che il ministero verde è solamente la solita bufala di tutta questa gentaglia che non ha mai lavorato, tipo Lega Ambiente, WWF e compagnia bella, per impoverire ancora più la gente, mentre invece bisogna sviluppare magari i paesi del terzo mondo e finirla lì con l'appoggio a tutti quei regimi vari di primavera, estati e adesso autunno e inverno in Medio Oriente, creati da Obama per distruggere quel poco che c'era rimasto di una civiltà millenaria. Grazie. Bene, due telefonate, poi chiedo già da subito, sulla base dei due interventi degli ascoltatori sul Ministero Ecologico, se dietro ci sono i soldi o se è solo una bufala per tenersi buoni i 5 Stelle, te lo chiedo Claudio. Però sentiamo anche le due telefonate dallo 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Abbiamo la seconda chiamata, si vede che il primo non ha aspettato. Prego. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Manzoni. Allora, prima faccio un inciso. Mi è piaciuto tantissimo lo sciopero dei navigator perché non gli hanno rinnovato il contratto. Chiuso parentesi. La seconda domanda è: adesso ci sventolano sempre sotto il naso la storia del debito pubblico. Prima c'era lo spread, adesso c'è il debito pubblico. Dio, c'è il debito pubblico che graverà sulle spalle dei nostri figli e qua, là, tutte queste balle. Allora, io non ho mai pagato una lira di debito pubblico fatto da mio nonno, da mio padre, da mia madre. Emigrati, tutta la famiglia sono emigrati all'estero e non è che in dogana ci hanno fermato e ci hanno detto: alta attenzione, fermi tutti, dovete pagare il debito pubblico che vi sta sulla testa. Non lo so, ma fammi capire. Che cacchio è? Cioè, se c'è un debitore ci deve essere anche un creditore. Il creditore non si lamenta, non lo so. Mi sembra una lira. Bene, Claudio. Ecco, scusate, abbiamo ancora due chiamate, poi le risposte, grazie. Benissimo. Allora andiamo a volo sulle due telefonate e poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Marco D'Abrigo, volevo fare una domanda al dottor Borghi. Sì. Volevo chiedergli se è proprio così sicuro che la Francia sia praticamente più o meno dalla nostra parte, perché si è visto dai sorrisini di Sarkozy con la Merkel per far saltare Berlusconi, dal difendere a tutto spiano il discorso di STX e impedire praticamente che Fincantieri prendesse la maggioranza, dall'offensiva di Vivendi contro Mediaset e cercare di portare via un'azienda, un altro asset all'Italia. E anche adesso con Stellantis, l'operazione di Stellantis con la fusione FCA in PSA, quindi Peugeot Citroën, io non sono così sicuro che i francesi siano dalla nostra parte. Io penso che i francesi siano nazionalisti
della peggior specie, quindi più che nazionalisti siano per così dire la stessa prepotenza dei tedeschi, e che tentino di venire qua e far man bassa di quello che sono i nostri asset strategici. Bene, grazie dottor Borghi, buona giornata. Grazie a lei. Altra telefonata, poi due messaggi, ma quelli li leggiamo dopo, se no facciamo un casino. Pronto. Buongiorno a tutti, sono Alessandro da Bologna. Qui prego. Si parla tanto di governo Draghi, però il 16 di febbraio bisogna versare l'INPS. È possibile che in un momento così difficile e disgraziato, nel quale non si riesce a lavorare, noi autonomi dobbiamo versare l'INPS? Bene, Claudio. Allora, cominciamo dall'ultimo, perché mi sembra che sia un problema concreto, no, dei cittadini. Purtroppo la crisi di governo, tirata così in lungo, ha bloccato il decreto mille proroghe, dove all'interno ovviamente c'erano i nostri emendamenti e provvedimenti per rimandare il pagamento INPS. Confido che le cose si sblocchino velocemente, che si faccia una bella corsa per riuscire a sospendere pagamenti e tributi, perché sennò altrimenti il tassametro corre il tassametro per gente che non ha incassi, e quindi è una cosa assolutamente incredibile. E insomma, la nostra presenza al governo sta anche per ricordare queste categorie, che sappiamo non sono esattamente le prime che vengono nel cuore e del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Viceversa, insomma, avere una equivalente posizione praticamente in termini numerici di Lega e Forza Italia, mi auguro che riesca a controbilanciare queste spinte. Per il resto, invece, la telefonata molto interessante è stata quella dell'ascoltatore che parlava della situazione della Francia. Certo, ma la Francia ha descritto esattamente cos'è la situazione attuale, dove la Francia, che è assolutamente tutto quello che ha detto, vale a dire loro fanno da tempo, al contrario di noi, l'interesse nazionale, no? Quindi non c'è nessun tipo di benevolenza nel futuro possibile spostamento dell'alleanza della Francia con noi rispetto alla Germania. Quindi non mi aspetto che nessuno ci dia niente, no? in giro per il mondo. È tutto, c'è solo gente che fa il proprio interesse e la propria convenienza. Quindi non mi aspetto altro. L'unica cosa che diventa incredibilmente allineata questa convenienza, per un motivo semplice. Il motivo è che, come ho detto, l'illusione della Francia era quella di poter essere all'interno della moneta unica un'economia forte e stare dal lato della Germania. Purtroppo la moneta unica, che crea divergenze, come vi ho spiegato da tempo, cioè vale a dire che fa diventare i forti sempre più forti e i deboli sempre più deboli, perché non c'è modo di riequilibrare queste differenze di forza tramite le svalutazioni. Questo ve l'ho spiegato, spero, da 7 anni, 8 anni, non so da quant'è che vi racconto su queste frequenze questo dato di base. Sta cominciando a lavorare in modo assolutamente evidente ai danni della Francia. Non è che hanno i gilet gialli, le manifestazioni o cose di questo tipo perché c'è qualche problema politico, c'è qualche problema economico e sociale. Quindi loro sono esattamente in difficoltà come siamo noi. La cosa è stata acuita ovviamente dalla pandemia, esattamente come con noi. E quindi il pensiero di poter ritornare, no, alla parte austera o similare è assolutamente, secondo me, improponibile. Capire però cos'è la differenza, perché lui dice: ah, ma loro fanno la predazione sulle nostre aziende. L'hanno già fatta. Piaccia o non piaccia, la Francia ha già pascolato in Italia. Sono già proprietari di un numero sterminato delle nostre imprese. Ma questa cosa però dovrebbe far riflettere, cioè c'è un tipo differente di capitalismo e di predazione. Cioè la Germania ha voluto far chiudere le nostre aziende
per far prosperare le proprie. E dall'altra parte le sue banche, no, hanno prestiti, avevano prestiti in giro per tutta l'Europa del Sud, perché questo meccanismo, vale a dire di far prosperare le proprie aziende a danno degli altri, gli ha costruito in cassa un sacco di soldi, e la banca che ha un sacco di soldi in cassa deve impiegarli, perché i soldi che sono in cassa una banca, per la banca sono debiti. Cioè, se io, anche questo mi auguro di averlo spiegato, cioè io quando vado in banca e deposito dei soldi in banca, quei soldi depositati in banca per la banca è un debito, perché deve restituirli a me quando io li chiederò. Ecco, le banche tedesche che si sono trovate un sacco di debiti, no, dentro nei conti, devono trovare degli impieghi, e quindi hanno prestato soldi a tutti i paesi del sud Europa, la Grecia e così via, e da lì era venuto fuori il casino della prima volta dei subprime, no? Cioè del periodo del 2008, la crisi della Grecia, no? e con quel che segue. Bene, la Germania presta soldi, la Francia compra aziende, la Germania uccide le aziende dalle altre parti per far prosperare le proprie, la Francia compra le aziende degli altri per far prosperare i propri marchi. Quindi noi abbiamo a Piancastagnaio, in Toscana, se uno, posto bellissimo alle pendici della Miata, ci sono le concerie, ci sono gli artigiani italiani che lavorano per costruire le borse francesi. Abbiamo perso valore? Certo che abbiamo perso valore, abbiamo perso un immenso valore, perché l'artigiano italiano che realizza la borsa francese prende una piccola parte della fetta del valore, che invece ottiene in pieno il marchio francese quando magari a Dubai vende la borsetta fatta a Piancastagnaio a 2000 euro, no? Ecco, noi abbiamo perso gran parte della catena del valore, ma la parte di produzione, la parte diciamo in industriale e così via, al momento è ancora qui. E la Francia, col fatto che ha comprato le nostre banche, che ha comprato le nostre aziende del lusso, che ha comprato tanta della nostra produzione, adesso non può permettersi di farci fallire. È la differenza fra chi è creditore e chi è azionista. Se io sono creditore, devo rientrare dal mio credito, e che il debitore poi dopo chiuda, fallisca, così non mi interessa più. Se io sono azionista, a quel punto io devo far sì che l'impresa non fallisca per estrarre il valore massimo, no, da quell'azienda, e quindi prosperare io. Ecco, da questo punto di vista, che è totalmente estraneo a convenienza, pietà o qualsiasi altra roba che possa essere intuita come categoria morale attaccata all'economia, emerge il possibile allineamento fra Italia e Francia. E poi per riconquistare anche la proprietà dei nostri mezzi di produzione ci vorrà un passaggio successivo, ecco, ma ci arriveremo anche su quelli. Ecco Claudio, intanto ti interrompo perché ci sono due telefonate, le ultime due a questo punto, visto l'orologio, in attesa, 5 minuti al termine. Sentiamole subito e poi magari torniamo su alcuni dei punti che gli ascoltatori ci sottopongono anche col WhatsApp. Pronto? Ciao direttore, ciao Claudio, Nando da Pioltello. Dalla fantasy alla fantascienza, dopo l'elezione di magia vi consiglierei un vecchio film con Charlton Heston, 2022 Sopravvissuti, visto che ormai quasi ci siamo al 2022. Butto lì un po' di temi di libertà e di economia, prendete nota, carta e penna. L'abolizione del denaro contante, la sorveglianza elettronica, i lockdown, le vaccinazioni obbligatorie, la compravendita di ovuli e l'utero in affitto, le nostre tradizioni, le nostre identità, i nostri dialetti da cancellare, anche le tradizioni alimentari minacciate dal veganesimo, dall'uso alimentare degli insetti, dagli OGM, magari anche tra un po' anche il cannibalismo come nel film di Charlton Heston. Come la mette Draghi su questi temi qua? Come la mette la Lega entrando in un governo su questi temi qua? Ciao. Uè, ma sei molto peggio di Grillo te. Altra telefonata, pronto. Sì, buongiorno. Un saluto a Nando da Pioltello, che è veramente molto molto, io lo apprezzo davvero tanto. Ringrazio il signor Borghi, perché io non sono un economista, non ho una laurea ma però ha spiegato veramente bene bene bene, e io sono
speranzosa, nel senso che ero molto, molto contenta di questo appoggio della Lega, perché noi dobbiamo mettergli il bastone fra le ruote. Questa supponenza che ha la sinistra e il mondo della sinistra e anche dei 5 Stelle, che non si capisce che cosa siano, questo agglomerato di scattati di cassa, ecco, questa supponenza deve finire. Cioè, noi dobbiamo fare di tutto per mettere il bastone fra le per mettere il bastone fra le ruote alla sinistra e a questo progetto che ha elencato molto bene prima Nando da Pioltello, che è un progetto criminale e satanico. Grazie signor Borghi, davvero grazie mille, buongiorno. Bene, allora aggiungo, grazie anche alla nostra ascoltatrice, aggiungo gli WhatsApp, chiedo scusa al volo, un ascoltatore dice: a furia di europeismo non è che poi alla fine si accetta anche l'immigrazione, la politica migratoria e l'accoglienza di tutti in chiave europeista e di sinistra. Secondo, c'è Fabio da Udine che fa una bella domanda: ma il Ministero dell'Ambiente negli ultimi 3 anni di chi era? Lo chiedo per mio cugino. La forza dell'Italia produttiva, scrive un altro ascoltatore, turismo agroalimentare, settori che hanno avuto poco dallo Stato rispetto alla grande industria, cosa se ne fanno della digitalizzazione questi settori o della conversione green? E ancora un messaggio: mettere all'angolo la Germania con PD e filo cinesi 5 Stelle in maggioranza in questo governo, auguri. E poi il debito pubblico, ti chiede la risposta un altro ascoltatore rispetto alla telefonata che aveva fatto l'amico prima sulla questione del debito pubblico. C'è tantissima carne al fuoco e abbiamo solo 2 minuti, Claudio, però lascio a te di cavartela come al solito. Comincio col Ministero dell'Ambiente, perché è cugino del nostro ascoltatore. Ti chiedo io una cosa, cioè, ma lì c'è polpa o è solo fuffa, quello della transizione ecologica? Ma ovviamente, è fuffa, nel senso che era stato tra parentesi richiesto, cioè era una cosa che doveva già essere fatta, no? E non solo, in preparazione al fatto che doveva essere fatta, c'è già. Se uno schiaccia Dipartimento Infatti tu l'hai fatto notare ieri forse tra i primi, no? Che tra l'altro c'è un grillo lì alla guida del Dipartimento, no, del Ministero dell'Ambiente. Infatti sono stati ingenui, si vede anche che stanno perdendo colpi, no? Gli amici del 5 Stelle, perché se no altrimenti loro avrebbero dovuto fare: vuoi tu un Dipartimento della Transizione Ecologica guidato da Grillo? No? che sarebbe stata forse la domanda più onesta, perché in questo momento all'interno del Ministero dell'Ambiente ora c'è il Dipartimento della Transizione Ecologica, che è stato creato esattamente per gli stessi motivi, no, con cui Draghi ha detto che si farebbe, perché doveva essere fatto. C'è un Dipartimento della Transizione Ecologica guidato da tale Mariano Grillo, che è un onesto dirigente statale, che è direttore di questo dipartimento, che già c'è. Quindi diciamo che da questa, masticando amaro, i nostri amici del Partito Democratico sono usciti dicendo: grande risultato, siamo certi, Draghi ci ha assicurato che è europeista, no? Dice: vabbè, cioè, adesso aspetta che ne parliamo. E dall'altra parte uno dice: grande risultato, ci hanno assicurato che ci sarà il Ministero della Transizione Ecologica, che già c'è ed era guidato da loro. Invece adesso già si parla ovviamente di sì, il Ministero ci sarà e non sarà guidato presumibilmente da loro, perché già si fa quando viene insistentemente il nome di Giovannini. Quindi questo è. Dal punto di vista di dire: ah vabbè, una certa deriva anche valoriale, no, che sta emergendo, beh, siamo lì anche appositamente per controllare. Perché e qui vorrei, devo chiudere, ma sì. Significa che di tutto quello che vi ho detto, che c'è la certezza che Draghi farà così? No, c'è una possibilità che io considero pericolosa, cioè che Draghi invece di voler rimanere nella storia dell'Italia voglia rimanere nella storia dell'Unione Europea per aver completato l'asservimento dell'Italia. Può capitare, può anche capitare,
non sarà diverso. Claudio, prima perché dobbiamo proprio chiudere, se no mi troncano le mani, no? Le orecchie, le dita, eccetera. Sul debito pubblico, su tutto il resto, poi ne parleremo con calma nella prossima, anche magari scuola di magia, lo riprendiamo. Intanto io ti devo ringraziare veramente perché oggi è stata una puntata molto partecipata, molto interessante. Scusa Giulio, non farmi chiudere con questa immagine terribile. Da una parte ricordiamo che era già così anche prima, dall'altra parte però il messaggio era necessario per dire che è possibile che le cose non vadano bene, noi siamo lì a vigilare e abbiamo sempre dimostrato che delle poltrone ci interessa zero, no? E quando abbiamo visto col governo del Movimento insieme col Movimento 5 Stelle che le cose non funzionavano, abbiamo mollato subito, sono gli altri a essere aggrappati alle sedie e ai ruoli, no? E a ingollare tutto. Noi non ingolleremo niente gratuitamente per sette di poltrone, stiamo cercando per quanto possibile di giocarsi una possibilità di riportare l'Italia al centro del governo dell'Unione Europea, con una possibilità, vi ho spiegato, di far sì che questo sia quel battito di ali di farfalla da una parte che mette in pista tutta una serie di situazioni tale per cui alla fine la Germania si trovi in un ecosistema meno a lei favorevole e magari quindi se ne vada. Un po' come quando devi cercare di curare una malattia, no? Cioè le trovi un po' tutte, puoi trovare il vaccino, puoi trovare la medicina, puoi provare la cura, puoi provare l'idrossiclorochina. Si fanno dei tentativi, di sicuro quello che non avrebbe funzionato era Conte Gualtieri pronti a dire sì. Guarda, sinceramente da cittadino normale io dico sono più interessato adesso e vedo più prospettive adesso che non un mese fa, un anno fa, sì. Molto semplicemente. Speriamo bene, incrociamo le dita, grazie a Claudio Borghi Aquilini, grazie mille, e la scuola di magia settimana prossima, perché è un appuntamento fenomenale della nostra radio. Buona giornata. Claudio, buona giornata a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie.